Sindaco, finalmente si parte anche quest'anno con l'estate mesegnese piena di eventi. Sì, veramente siamo già partiti bene. È un format che ormai si è consolidato, che quindi ripropone il suo impianto, che fonda sostanzialmente tre direttrici di marcia. La prima è quella di favorire e promuovere la socializzazione dei nostri cittadini mesagnesi, cioè l'estate i mesagnesi sono stimolati ad andare a occupare, presidiare le piazze del centro storico perché c'è sempre qualcosa da vedere, e questo è un dato socialmente rilevante, perché l'estate si rafforza il valore dell'essere comunità. La seconda direttrice di marcia è quella di promuovere il valore dei nostri beni artistici monumentali, e quindi di promuovere il vettore del turismo, soprattutto del turismo culturale, che quest'anno ha un evento fortemente caratterizzante che è la mostra di Picasso. La terza variabile direttrice di marcia è quella di sostenere un altro vettore di sviluppo economico, che è quello dell'enogastronomia, che durante l'estate trova la sua massima espressione con questa straordinaria occupazione suolo pubblico delle piazze, che è un elemento ormai di forte attrattiva che si va a connotare. Questo è l'impianto, ed è un impianto di molto diversificato, pluralissimo, per tutti i gusti e per tutte le esigenze, con un cartellone culturale di eventi che quest'anno ha alcuni elementi molto significativi. Per esempio, ci sono delle serate, l'Archeofest abbiamo intitolato, delle serate che specificatamente si realizzeranno a Muro Tenente per valorizzare quel sito archeologico, e poi una serie di altri eventi che ora non sto qui a dire. Il tutto si realizza soprattutto grazie alla collaborazione delle tante associazioni, della rete dell'enogastronomia, dei soggetti che sono impegnati sul versante della cultura, cito tra tutti il SUM, che ormai è un caposaldo nella promozione dei nostri beni museali. Buona estate. Sì. Grazie a voi e a tutti i mesagnesi. Siamo in compagnia di Maurizio Piro. Quest'anno è già pronto tutto oppure c'è da fare qualche altra modifica per poter iniziare quest'estate mesagnese? No, questa sera presentiamo il cartellone degli eventi di Mesagnestate 2018, la rassegna che ormai ha un suo format da diversi anni, ogni sera un'emozione. Abbiamo cercato di distribuire durante tutti i giorni dell'estate degli eventi in modo tale da far partecipare i cittadini mesagnesi, i turisti e gli avventori che comunque si trovano nella nostra città. Quest'anno l'amministrazione comunale si è caratterizzata in qualche evento in particolare oppure abbiamo spaziato un po'? Caratterizzazione proprio del cartellone è aver distribuito tutti i giorni un evento, più piccolo, più grande, di teatro, di musica, di arte, presentazioni di libri, un programma molto variegato e che comunque terrà compagnia ai mesagnesi. È di buon livello, perché anche le associazioni culturali che partecipano quest'anno alla rassegna, hanno fatto un bel passo avanti anche in ordine alla professionalità e all'organizzazione degli eventi stessi.